Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Tanti anni fa è cominciata una ricerca sul rapporto fra Padre Pio e Giovanni Paolo II, un rapporto che è cominciato negli anni 40, quando Carlo Wojtyła era solo all'inizio del suo ministero. E questa ricerca procedeva su binari paralleli da San Giovanni Rotondo e anche da Roma, dove si impegnava in questo lavoro il dottor Fernando Pavoni, che è stato vicino anche a Giovanni Paolo II in diversi anni del suo pontificato, con il quale siamo collegati in questo momento via Skype. Allora, Fernando, le ricerche stanno andando avanti e dalle ricerche stanno emergendo anche nuovi particolari. Vogliamo fare il punto della situazione? Certo, io credo che dobbiamo premettere alcuni fatti storici che tornano importanti in questo momento. Sì. Sono dovuti ad alcune rivelazioni recenti fatte in sede vaticana e ad altre notizie che sono apparse recentemente. Dunque, allora, sarebbe bene dire che oggi siamo arrivati ad un punto in cui praticamente esaudiamo un voto fatto a Giovanni Paolo II, quello di accertare l'origine di una devozione, quella di San Bernardo di Chiaravalle, alla quale si aggiunge la devozione di Santa Faustina Kowalska. Bene. Perché le due, perché questa accomunanza? Per il fatto che tutte e due sono le due uniche devozioni che riguardano la passione del Cristo e che consentono a chi le adotta il perdono dei peccati. Noi, se tu ti ricordi, quando abbiamo iniziato la nostra ricerca, non siamo andati oltre il 600. Sì. E a quella data ricorrono anche moltissime figurazioni nell'arte pittorica in cui illustrano San Bernardo che raccoglie dalla croce il Cristo. Tutte queste rappresentazioni però sono anche loro del 600. Non andiamo prima del oltre 600. Il 600. Esatto. Oggi, con la scoperta dei dipinti nella chiesa di Santa Maria de Criptas vicino a Fossa, vicino all'Aquila, è apparso un dipinto che illustra San Bernardo che abbraccia Cristo e risale al 1245, il che di conseguenza ci sposta all'origine al 1200. Contemporaneamente ricordiamo la precisa domanda fatta da Giovanni Paolo II quando, appena nominato sacerdote, venne a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio, appena nominato sacerdote, ma pare che lui sia venuto prima di essere nominato sacerdote, di essere consacrato sacerdote. Sì. Subito dopo l'armistizio, ci fu nel 45, nel febbraio del 45. Lui pare sia venuto a Roma nello stesso anno, nel luglio del 45. Allora, c'è una specie di lacuna, specialmente nella documentazione relativa a Giovanni Paolo II, con i suoi rapporti con il Vaticano prima
della sua consacrazione ed è perché è venuto a Roma. E sembra che sia venuto a Roma per illustrare a Pio XII allora il contenuto del diario di Faustina Kowalska. In quella circostanza era un problema per la Chiesa in Polonia, occupata allora dai comunisti per alla fine della guerra, salvare il diario della Kowalska, che tra le cose era fortemente patriottico. Ci sono delle espressioni della Santa che prega il buon Dio di salvare la patria Polonia, e occorreva portarlo fuori al più presto dalla Polonia. Sì. Giovanni Paolo II era segnalato per essere un avversario piuttosto deciso del regime comunista. Se lo avesse portato lui, correva il rischio che lo fermassero alla dogana. Sì. Allora fu dato incarico da un padre gesuita. L'ordine dei gesuiti era leggermente più tenero con il regime comunista. E questo gesuita comprò un giornale, La Pravda, mise dentro il giornale il piuttosto corposo diario e riuscì a passare e lo portò a Roma. Ma chi poteva illustrarlo era soltanto Wojtyla, perché Wojtyla era arrivato a Cracovia a 19 anni nel 1938, esattamente l'anno in cui, 5 mesi prima che la Kowalska morisse. Ah, ecco. E lui ha visitato. C'è un altro episodio che va detto. Quando fu realizzato il quadro apparso alla Kowalska del Cristo Redentore, uh-huh, il Cristo con le due luci, le due luci che escono dal cuore, una bianca e una rossa, sì, la bianca rappresenta l'acqua, la rossa rappresenta il sangue, lui è benedicente e c'è una litania che è Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Sì. Dunque, quando fu realizzato il quadro, con l'aiuto del suo padre spirituale, Don Michele Sopoco, anche lui oggi beatificato, sì, lei volle che il quadro fosse esposto nella cappella del convento delle suore di San Bernardo. Sì. Poi fu spostato nella chiesa di Vilnius e poi da capo, dove è tuttora, a, sì, Cracovia. Sì, sì. Quindi noi ci troviamo adesso, abbiamo ricostruito che questo diario di Suor Faustina, attraverso questo padre gesuita, è arrivato comunque a Roma. Ecco, Wojtyła poi ha raggiunto questo diario in altro modo? Sì, sì, è venuto a Roma e ne ha parlato con Pio XII. Ed è Pio XII che gli consigliò di venire a San Giovanni Rotondo. Come tu ricordi, Pio XII era un devoto di Padre Pio. Certo. Dunque, un'altra particolarità che vorrei ricordarti: il Santo Ufficio ha usato con Faustina Kowalska, anche dopo aver acquisito il suo diario, una forma dubitativa, così come fece con Padre Pio. Sì. Ed è stato l'intervento di Pio XII che ha superato le riserve del Santo Ufficio e ha
validificato la santità di Faustina Quasar. Credo che sia avvenuta la stessa cosa che è avvenuta per Padre Pio. Nella storia di Padre Pio, che nessuno più di te conosce, c'è stato un periodo di Certo, quella di Padre Gevelli, certo, certo. E in poi cui Pio si è verificato. XII riabilitò la figura di Padre Pio, sicuramente. Quindi le questioni tornano. Ora, E c'è un altro aspetto. Papa sì. Pio XII ha avuto una grande considerazione anche per San Bernardo di Chiaravalle, giusto? Certo, ha scritto un'enciclica su San Giovanni nel 1953. Quindi io ritengo che abbiamo esaudito un voto di Giovanni Paolo II nell'accertare l'esistenza di questa devozione. Fin dal 1945 e probabilmente fino alla morte di San Bernardo, avvenuta nel 1150, intorno al 1155-53. Sì. Perché sono le uniche due devozioni, quella di Faustina Kowalska e quella di prima ancora quella di San Bernardo, Bernardo, sì. sono le due che si basano sulla atroce passione del Cristo. Certo. E quindi io sono io ho adottato tutte e due, quindi a me io ho sempre creduto, non avevo bisogno di nessuna prova. Però penso a tutti quelli che aderiscono a queste due devozioni, che sia un ulteriore sollievo, un ulteriore atto di speranza, oltre che di fede. Perfetto, allora ringraziamo Fernando Pavoni non soltanto per il suo lavoro di ricerca, ma anche per questa sua testimonianza di fede che può aiutare tutti noi a comprendere meglio il valore della sofferenza di Cristo per l'umanità, quindi per ciascuno di noi.